Volevo fare un video in hardcore nella 1.17 per capire che cosa, come sarebbe andato, come sarebbe andato a finire. Questo video sarà molto diverso dai miei. Però adesso inizio a prendere un po' di legno. Ok, perfetto, ho preso un po' di legno e adesso vado a prendere quel villaggio. Ovviamente ragazzi andremo in caverna in questo video, cioè nel senso sono troppo curioso di vedere com'è la caverna. E soprattutto adesso sono curioso di prendere il letto prima di tutto, perché vorrei evitare di morire sin dall'inizio. E poi fare un po' di attrezzi, molto importanti attrezzi in effetti. E dovete considerare anche che è importante ciò che stiamo facendo, perché è una scoperta di come funziona Minecraft nell'1.17 con lo snapshot. E quindi a tutti voi potrebbe interessare se volete giocare alla snapshot, chiaramente. Ciao signore, come va? Tutto bene? Spero che no, di no, perché la odio. Ah, che schifo! Un bel po' di cibazzo. Sì, ho fatto bene a venire qua in queste case belle, perché sì, belle insomma, più o meno. Però ho fatto bene, secondo me ho fatto bene. Ah, ho rubato tutto dalla cassa. Adesso vado via per sempre. Vado soprattutto a trovare una caverna, perché è importante. Però prima vorrei visitare questi clou. No, fa schifo, non c'è niente. Scherzavo, adesso veramente però vado. Ho già visto una caverna qua, ragazzi. Nella 1.17 cambia tutto. Cambiano le caverne, cambiano le montagne, che però ancora non le hanno aggiunte le montagne, sapete? Non le hanno aggiunte, porca puzzardina. Non va bene, dovete aggiungerle. Muovete il sederino, no, scherzo. Ah, però qua non era. Sì che c'era. C'era una caverna. Oddio, ragazzi, ho paura. Ho paura, chissà cosa si nasconde qua dentro. E poi guardate i minerali, guardate che belli. Che versi sto facendo? Mi sto preoccupando. Ok, ho fatto un po' di attrezzi e posso prendere il copper. Il copper non mi ricordo cosa serviva. Serviva per fare quei blocchi belli, no? Quei blocchi di copper, di rame, non mi veniva il nome, scusatemi. Cioè guardate come hanno cambiato pure la texture del ferro. Stavo cercando di zoomare per l'Optifine, ma ovviamente non ce l'ho, mannaggia a me. Cioè mannaggia la 1.17 veramente, non a me che c'entro io, povero me. Però molto bella la 1.17, molto bravi signori della Mojang, molto bravi. Adesso ci manca altro che mi mandino a quel paese. Ma no, ma dai, ma è già finita qua. Forse magari si va qua, ci si addentra in queste profonde oscurità della terra. Può essere, sapete? Guardate che no, dai, ho già finito le torce, ma che puzzacchione che sono. Puzzardina schifosa. Certo che non sono normale. Adesso vi immaginate che esce uno di quei cosi grossi delle caverne nuove e mi uccide. Che in teoria non ci dovrebbero ancora essere. Però chissà, magari non lo so. La Mojang mi odia. No, scherzo, no. Chi mi calcola a me? Ferro tutto per me. Comunque non ci dobbiamo scordare che questo dovrebbe essere un mondo hardcore. Quindi è molto pericoloso. E dobbiamo andare insieme a cercare un'altra caverna. Sì, però se è perdo vita così, Dunis, sei un po' deficiente. Dico a me, non a voi. Magari c'era qualcuno che si offendeva, scusatemi. Allora, però davvero dico, cioè potrebbe esserci un vero e proprio problema se... Ah, ciao, come stai, bella signora pecora? Grazie mille della tua preziosa carne, dato che la lana ce l'ho già, siccome ho preso il letto là dai villagioni. Che i villagioni sarebbero i villaggeri, però insomma, sono un po' più grassottelli, giustamente. Allora, che non c'è niente di male ovviamente, mi sembrava ovvio specificarlo chiaramente, giusto? Io anche sono grasso, ma dentro, non so cosa sto dicendo. Vabbè, oddio, ma cos'è? Questa è una sorta di montagna sopraelevata con la quale ci si può prendere non so cosa. Non so che cosa sto dicendo ragazzi, vi chiedo scusa per l'imbarazzo e il cringe. Però adesso cercheremo di capirne meglio qualcosa e soprattutto cercheremo di trovare una caverna veramente profonda che poi possa soddisfare le mie esigenze Dunisulle. Ah, un'altra caverna bella. Sì, certo, come no. Guardate che cosa ho trovato qui, Però ho paura che se ci entro, prima di tutto non riesco a vivere, perché chiaramente l'ossigeno mi finisce, perché queste sono caverne profondissime, ragazzi, dovete sapere questo. E poi, secondo, ma è la cosa più importante, voi non vedete assolutamente niente, quindi devo mettermi qualche effetto, abbiate pietà di me. Cioè, più che altro, chiaramente lo faccio per voi. Ok, mi sono messo solo night vision, adesso forza, nuota verso le profondità della caverna oscura, che non è più così tanto oscura grazie ai miei poteri magici. Però dai, non c'era niente, no, io non ci credo. Devo scavare di più, ma ho sentito cose strane comunque. Sì, ho trovato il buco, eccolo qua, l'ho trovato. Guardate qua. Mamma mia ragazzi, cioè ma voi vi rendete conto quanto caspita hanno potuto cambiare questa versione e quanto la cambieranno ancora? Cioè, per carità, cioè guardate qua, è completamente diversa. Inoltre qua adesso io non vorrei farvi vedere cose strane, ma siamo a livello meno 47 ragazzi, meno 47, e va fino al livello meno 60. Cioè questo cambierà chiaramente il gioco, probabilmente. Eccoci, diamanti. Cioè io praticamente non ho nemmeno
Ecco, altri diamanti. Non ho nemmeno il ferro, per dire. Non ho nemmeno abbastanza ferro per farmi un piccone in diamante. In ferro, fra poco, dico. Perché? Grazie, signor Creeper, grazie dell'esplosione. Comunque è molto bella questa pietra. Molto bella, soprattutto per decorare, secondo me è molto bella. Ovviamente, ragazzi, i diamanti non li prendiamo, perché più che altro vorrei stare qua ad esplorare le caverne della 1.17. Guardate che belle. Poi cos'è sta roba? Aspetta. Devo uccidere questi signorini qua, perché... Allora, signorini, io non vorrei essere offensivo e cattivo, però, insomma, adesso voi dovete decedere, perché ovviamente è importante sì, questa situazione. Cioè, guardate qua, porca puzzarda! Wow, wow, veramente bellissimo. Fatemi sapere se volete vedere altri, magari, video della 1.17, magari anche in compagnia dei miei amici. Ovviamente, quando uscirà la versione più completa, porterò una vera hardcore insieme ai miei amici. E lì, praticamente, prenderemo anche i diamanti, chiaramente, ma soprattutto andremo ad esplorare insieme le caverne, senza, ovviamente, usare i trucchi. Quindi, a meno che non mi dia la night vision, ma quella è classica, no, ragazzi? Cioè, nel senso, non è che non posso... Cioè, se no, voi non vedreste assolutamente niente. Sarebbe brutto se non mi dessi la night vision. Poi, vabbè, ora mi sono dato water breathing, ma tranquilli che quando giocherò con i miei amici non me lo darò nemmeno quello. Perché sarà una vera e propria hardcore. Cioè, anche questa è una vera... Infatti, adesso se muoio, sono morto per sempre, mi spiace. E poi questa cosa si chiama Grimson. Bella! Allora, sapete cosa faccio adesso? Vado in superficie, chiaramente, perché non sto qua a perdere, diciamo, tempo qua che non ci faccio assolutamente niente. E vado a trovare magari un'altra miniera, magari veloce. E speriamo di trovare una miniera un po' più profonda, insomma. Poi comunque, ovviamente ci saranno anche le montagne che aggiungeranno. Io non vedo l'ora, cioè veramente bellissimo. Sono contento che continuano ad aggiornare sempre di più Minecraft. E lo stanno portando davvero ad essere un gioco sempre più completo. Sempre con cose, con nuove cose da giocare, da fare, da scoprire, da esplorare, eccetera. È bellissima questa cosa. E poi fra l'altro, ragazzi, non scordiamoci, ma ricordiamoci che uscirà Hytale, il nuovo gioco. Vabbè, uscirà nel senso chissà quando in realtà. Forse nel 2022. Speriamo nel 2022, dai, che l'hanno già rimandato 30 volte. Io non vedo l'ora e io spero davvero che Hytale sia il vero predecessore. Cosa sto dicendo? Il vero successore di Minecraft. Un po' difficile, voi dite. Io anch'io penso che sia complicato che questo possa succedere, ragazzi. Perché se ci pensate, Minecraft è uno di quei giochi veramente imbattibili e che è rimasto nella memoria, nei cuori di tutti. Quindi, se arriva un nuovo gioco, deve essere davvero, davvero fatto bene per spodestare. Per spodestare un gioco come questo, insomma. Però io credo in Hytale. Per favore, Hypixel. Per favore, fatemi fare. Insomma, fatemi un bel gioco, no? Perché così almeno finalmente potremmo avere un nuovo gioco, nuove avventure, nuove cose. Perché poi, ragazzi, non è che Minecraft andrà a morire. O comunque non è che il gioco del genere andrà a morire. Non è che le emozioni che hanno accompagnato Minecraft scompariranno, ma anzi, continueranno con un nuovo gioco. Anzi, ci saranno nuove avventure, nuove opportunità. Secondo me è bello il nuovo gioco. Io ho anche un amico che dice, no dai, per favore, speriamo che questo Hytale non se ne vada. Cioè, insomma, non spodesti, fra virgolette, Minecraft. Io dico invece, io sinceramente lo spero, perché da una parte chiaramente Minecraft è stato nel mio cuore e resterà per sempre nel mio cuore. Ed è tuttora il mio gioco preferito, perché offre delle possibilità davvero vaste. Però io vorrei anche una ventata d'aria fresca, non solo con le versioni, ma proprio con un nuovo gioco. E Hytale, chissà che magari possa essere Hytale questo nuovo gioco che piacerebbe a me vedere. E sarebbe davvero bello, perché appunto poi dopo ci sono nuove avventure da scoprire, da fare tutti quanti insieme. Poi guardate che le serie roleplay che arriveranno, magari arriveranno anche su Hytale, se sarà fatto bene, se i modder eccetera lavoreranno a questo gioco. Cioè, io davvero lo spero tanto. Davvero, ragazzi, cioè, sarebbe proprio una nuova opportunità, come un nuovo gioco, come quando è arrivato Minecraft, come quando è arrivato Fortnite. Sarebbe la stessa identica cosa. È un nuovo gioco super esplosivo, insomma, bellissimo, insomma, no? Cioè, speriamo che sia così. Però io sto cercando l'uscita di questa caverna, ma non mi ricordo dov'è. Esco un attimo. Comunque, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate voi di questo, di quello che ho detto di Hytale, del gioco Hytale, se lo conoscete chiaramente. E se preferirete, cioè se preferireste un nuovo gioco, appunto, un nuovo gioco, aiuto, schifoso, un nuovo gioco, insomma, di Minecraft, no? No, qua ci muoio, Dunis, attento. Ho solo tre cuori, ci sta di tutto qua. Via, ciao.
Cioè, cosa sto facendo? Non so nemmeno chiudermi, mannaggia me. Ah, signori villaggeri, che simpatici che siete, come state? Ma scusate, ma come si sono generate queste montagne? Certo che è strano, ma non è che magari è perché appunto c'è una nuova piccola cosa del nuovo sistema di generazione del mondo che magari ha fatto fare questa cosa? Perché a me sembra strano, io non credo di aver mai visto una roba di questo tipo. Poi qua ci sono i villaggi al pendio di queste cose, montagne, non sono nemmeno montagne in realtà. Fatto sta che ci sono davvero cose impensabili in realtà, che comunque non ho proprio mai visto su Minecraft. È un'altra piccola saggezza di Dunis. Allora, praticamente vi volevo dire che nella vita, oltre ai giochi chiaramente, cambia un po' tutto in realtà, ragazzi. Cioè, nel senso, anche le persone cambiano. E cambia davvero tutto. E non ci possiamo fare niente, il cambiamento è costante. Noi la cosa che possiamo fare è accettare il cambiamento, accoglierlo, perché purtroppo tutto, cioè, tutto cambia. Magari ci sono persone che vorrebbero che tutto quanto resti uguale, ma questo non è possibile, non è mai stato possibile e purtroppo non sarà mai possibile. La cosa più bella è cercare di accettare il cambiamento e insomma accoglierlo. Poi può essere cambiamento in positivo o in negativo. In negativo e in positivo, forse così suona meglio in effetti. Però comunque, guardate che è importante, cioè nel senso, tutto quanto cambia. Quindi, se cambia in negativo è brutto chiaramente, se cambia in positivo però è bello. Quindi, insomma, non è, poi vabbè, insomma, questi sono tutti discorsi molto complicati, filosofici, tra virgolette filosofici. Comunque questo era un mio piccolo consiglio, se lo volete prendere, prendetelo come consiglio, altrimenti non prendetelo, chiaramente, come volete voi. Comunque, qua ho trovato tante miniere, tante caverne, come avete visto. Là c'è anche un relitto, vedo. Questa è un'altra, appunto, caverna. Ma direi che questo video possa finire qua. Abbiamo comunque visto una caverna. È stato bello, secondo me, vedere la caverna della 1.17. Vederlo soprattutto così giocato in hardcore. Molto bello, secondo me. E niente, noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video qua sul mio canale. Quindi iscrivetevi, lasciate like, commentate con cosa ne pensate di questi discorsi che vi ho fatto, sia del gioco di Aitel che di gioco, insomma, del discorso filosofico che ho fatto. Altrimenti lasciate un emoji del medio che fa così. Non vorrei fare una cosa un po' brutta, però insomma del medio che fa così, perché non avete voglia di scrivere, giustamente. Quindi vi capisco, se non avete voglia di scrivere mettete quel dito medio che fa così, che non lo rifaccio, per carità, perché non vorrei mai che mi uccidesse YouTube. E quindi noi ci vediamo al prossimo video. Mi sento un po' deficiente. Ciao ciao.